Quest'anno secondo me la gara di stile la vince un maschio, perché ci sono degli uomini veramente stylish. Vabbè, a parte Mahmoud che è fuori concorso, ma ci sono i santi francesi che se la stanno cavando davvero bene. Mi piacciono tantissimo, anche Mr. Rain, un po' più soft, però devo dire che i look sempre azzeccati. Tra i tre ovviamente quello che mi porterei a casa è Mahmoud. Il premio come peggior outfit? Beh, c'è l'imbarazzo della scelta, ma così d'amblè mi viene in mente Angelina. Una cozzaglia di tessuti, quelli per le tende, quelli per i divani, quelli per i cuscini, messi senza tanta, come dire, grazia, alleggeriamo. È così carina, pure meno trucco, non ne ha bisogno, così bella. Passiamo ai voti adesso, che è la parte più divertente. Marco Mengoni, 10, vorrei tutto quello che ha indossato l'altra sera, tutto, compreso lui forse, però questa la potete tagliare. Teresa Mannino, adoro Teresa Mannino, ma si è vestita male, non è colpa sua, 4. Gli abiti saranno stati pure quelli di Jennifer Lopez, ma li indossava Teresa Mannino. Quindi questo è l'esempio che ognuno si deve mettere le cose, non perché le vede su Instagram o sui giornali, per quello che siamo, per la nostra attitudine personale. Avrei azzardato delle acconciature un po' più folli per il suo hairstyling. Mi sembrava Marta Marzotto ai tempi della Sardegna, queste maniche ampie. Dove andiamo? Giorgia, amiamo Giorgia molto, gli abiti sono pure belli, però Giorgia sul frac con il cuissard e gli shorts, voi lo sapete che non è proprio una stangona Giorgia, di conseguenza la figura, la silhouette ne risente un pochettino. Oppure quando ha messo il mini dress che ha fatto il medley, bellissimo quel mini dress, tutto ricamato, pazzesco, uno scollo a V e ci mette poi la calzettina. No, voto 5. Loredana Bertè, guai a chi me la tocca, 10. E lei è stata seguita anche da una maison di lusso, ma lei avrebbe potuto far da sola, strappando due tende in giro per gli alberghi come faceva di solito, ricavandone un altrettanto look stiloso. Poi le gambe che ha, ma a quell'età, ma è pazzesca. Annalisa avrebbe potuto prendere anche di più, le do un bel 7,5. È carino tutto, ma stiamo parlando di una mutanda, un reggiseno e una giacca con delle giarrettiere. Ecco, ci mette molto della sua figaggine, più dell'outfit, però è lei che fa la differenza. Joliet è un diesel, ha carburato pian pianino, perché è arrivato con la tuta del Napoli, poi pian piano un gilet magari un po' ricamato e ha sfoggiato un bel completo, anche questo effetto un po' sbiadito, un po' tie and dye. Beh, io gli do un bel 6. D'Argent Amico, a volte uno pensa di essere originale, ma sono dei déjà vu. Benché mi piace il suo messaggio e anche la sua canzone, purtroppo il voto per me è 5. Che poveri, beh, ma voi l'avete vista? Come si muove, come salta! Quella canta a lunedì notte e salta come una pazza. Ragazzi, i ricchi e poveri, 10. Emma è proprio la rivoluzione di questo festival, è arrivata più figa del solito, è partita bene sul green carpet all'inizio della manifestazione, cuissard, rosso fuoco, è migliorata sera dopo sera, fino a diventare quasi una femme fatale, questi tubini con queste maniche ampie. Beh, a me piace proprio, Emma si prende un bell'otto. Che Amoroso fosse una donna raffinata lo sapevamo già, equilibrata, e anche qui ha dato prova della sua eleganza. Devo dire che si piglia un bell'otto abbondante, anzi 8,5. Mahmoud, la è facile facile ragazzi, bello è bello, fisicato lo è, ha a disposizione le migliori maison del mondo che vogliono vestire Mahmoud. Lui è arrivato una volta col kit, una volta con i tacchi, una volta con le bluse trasparenti, una volta col tulle ricamato, quest'anno è arrivato addirittura col monospalla. Voi l'avete mai visto un uomo col monospalla? No, Mahmoud è arrivato col monospalla, in georgette leggermente elasticizzato, ci lasciava intravedere il capezzolo, è piaciuto a tutti, sono impazziti tutti, uomini, donne, fluide, qua non si capisce niente. 10. Tutti pazzi per Gali, io un po' meno devo dire, Un bel giovanotto, un pennacchione, la prima sera si è messo sto pigiama illuminato, proprio una roba che gli pendeva addosso, poi si è vestito da un omaggio al grande Michael Jackson, non mi toccate Michael Jackson, io sono cresciuto, pane Michael Jackson, alla mia età ovviamente, Billie Jean, e lui si veste con sto guantino, sto giubbo, sta boxy jacket, ma che c'azzecca, tutta ricamata, a me non è piaciuta ragazzi, sarò fuori dal coro, e chi se ne fa? 4.
Big Mama è la rivalsa, la vittoria, la rivincita, è tutto. È una donna forte, con un bel pezzo, ironica, bella presenza scenica, la giusta strafottenza, perché a un certo punto bisogna essere anche un po' tali, ha scelto dei look con i quali ovviamente gioca, è partita con sto piumino, dove sembrava impacciato, invece lei lo gestiva molto bene, fino ad avere queste guêpière in vinile steccate, l'altro giorno un robe manteau stringato sulla schiena, quindi delle cose sempre un po' eccessive, ma che lei porta con grande disinvoltura, un messaggio che vorrei che tutte potessero far proprio, quindi per me Big Mama è 9. Alfa è un ragazzo giovane, adorato dalla generazione Z. Io faccio parte di un'altra generazione, zio Miccio lo vuole incoraggiare, non lo vuole bocciare, ma non lo voglio neanche promuovere, non me la sento, ti rimando dandoti un bel 5. Amadeus è da anni fedele a se stesso, sempre elegantissimo, la sua camicia bianca, il papillon e queste giacche che migliorano di anno in anno. La mia preferita era la giacca blu con tutte queste incrostazioni di coralli neri. Però, se c'è un mio desiderio, cara Amadeus, io ti vorrei vedere una sera con una bella camicia di chiffon trasparente. Stile Maneskin, staresti da Dio! Gli accessori sono molto importanti per definire un look. Quest'anno ho visto che il protagonista è sto guanto, se lo sono messi di tutti i tipi. Allora, c'è l'Annalisa che se l'è messo in tulle, c'è Big Mama che se l'è messo tutto ricamato, Gali, inquietante, una volta da meme, una volta da chirurgo in sala operatoria, e anche la Cuccarini. Ma ho pensato, ma per caso Lorella non ha avuto il tempo di rifarsi le mani? Quest'anno tutto in nero, c'è il trionfo del nero su quel palco, forse perché anche il Fantasanremo fa guadagnare dei baudi un po' facili a tutti quanti. Il nero dicono che sia elegante e che smagrisca, quindi queste due cose già dovrebbero portare tutti quanti a fare questa scelta. In realtà però è declinato in un modo talmente vario che a me non dispiace, utilizzato anche dagli uomini. Se ci avete fatto caso, è sparita la camicia bianca, non ce l'ha nessuno, ce l'ha Amadeus e Fiorello, manco io la metto più. Tutti quanti arrivano sul palco con l'effetto bagnato e lì è la fretta, perché tutto all'ultimo minuto non hanno il tempo di asciugarsi, per fortuna è di gran moda. Rose Villain era pure bagnata, c'era proprio non solo i capelli, aveva questo effetto lucido anche sulla pelle. Lei è molto bella, è molto figa e si può permettere anche di truccarsi e pettinarsi in quel modo con la tuta di Eva Kent, ovviamente. Volevo dare un consiglio alla SED, che è un gruppo importante perché ha un messaggio forte, una canzone piena di significato, e loro stanno utilizzando questo look piuttosto improbabile per cercare di dare forza al messaggio, devo dire anche un po' meno, ragazzi non ce n'è bisogno, sembrava un circo equestre, tra le creste colorate, i kilt, i tatuaggi eccetera, ottenete l'effetto contrario, ossia troppa attenzione sul circo che fate, carnevale tra l'altro è tra una settimana, rispetto a far passare, a spingere il vostro messaggio che è molto bello, quindi direi una bella via di mezzo, un po' di equilibrio, un filo meno, è chiaro? Finalmente Sanremo è diventato un palco rivoluzionario, la tradizione sì, ma anche innovazione, apertura. Per essere eleganti abbiamo capito finalmente che non c'è più bisogno dello smoking, certo abbiamo fatto dei grandi passi avanti dalla canottiera di truppi di qualche anno fa. Adesso la chiamiamo Top Tank, ok? Sempre canottiera, però magari ci mettiamo un accessorio, ci mettiamo un gilerino, ci mettiamo dei pantaloni larghi e luminosi, come hanno fatto tantissime persone. E poi sono arrivate le bluse in tulle, chiffon, ricamati. Anche San Giorgi, l'uomo alfa per eccellenza, si è piegato alla blusa ricamata e al cappotto di pelo. Beh, questa non è una rivoluzione?